Azione. Buonasera, dottor Umberts. Ma lei chi è? Dottor Umberts, sono dottor Zempf. Piacere di conoscerla. Io sono psicologo di liceo di Bersley. Ah, lei era qui, voglio dire. Come ha fatto ad entrare? E sua figliolina mi ha aperto porte mentre andava su a lezioni di piano. E mi ha detto di aspettare qua fino al suo arrivo. Ah. Ed eccomi qua. Si siede, si accomodi pure. Io sedevo al buio per farle risparmiare spesa elettricità. Molto premuroso. Ho se grande piacere. In che posso esserle utile, dottor Zemp? Dottor Umberts, lei dispiace se io faccio subito brutale domande? No, no, prego, prego, dica pure. Noi ci domandiamo se qualcuno abbia istruito Lolita su fatti sessuali. Fatti sessuali? Fatti sessuali, vede. Lolita è dolce, piccola bambina, ma se arriva in maturità sembra causarla notevolissime turbamente. Beh, io non credo che questo sia un argomento... Beh, dottor Umberts, per lei essere ancora bambina, lei cullata fra le sue braccia. Ma per suoi compagni di liceo di Bersley, questa è deliziosa ragazza, sa? Con tutto quel swing, quel jazz e tutte quelle curve che attira la loro attenzione. Ora, riflette, io e lei cosa siamo? Siamo simboli di potere seduti in nostro ufficio. Là mettiamo nostre firme, facciamo contratti e prendiamo decisioni importanti. Ma se torna indietro con mente, riflette che cosa eravamo solo ieri, dottor Hambatz. Ieri, dottor Hambatz, lei e io eravamo piccoli Enzo di liceo e portavamo libri di scuola di piccole Greta di liceo. Per essere esatti, dottor Zemp, io sono professore di letteratura francese. Io non ho spiegato mia idea molto chiaramente. Ci sono altri particolari che le vorrei esporre, dottor Hambatz. Ah, ecco qua. È sgarbata e scontrosa. Sospira parecchio in classe, fa suono come... E mastica gomma con veemenza, continuamente mastica gomma. Tratta libri con grazia, bene, questo non è molto importante. La voce è piacevole, ride assai ed è spesso eccitabile, ride di tutto. Una buon sognatrice, concentrazione poca. Lei guarda libri per un po', poi si stufa subito. Ha un humor personale, nessuno ci capisce, quindi nessuno ci diverte. E finalmente ha un eccezionale controllo o non ha affatto controllo. E questa cosa non abbiamo capito bene. E aggiunga questo. Solo ieri, dottor Hambatz, essa ha scritto parola molto oscena. Mitrossetto, immagina, nel suo libro di igiene personale. Quindi, la nostra opinione è che essa soffre di acuta repressione di libido, di istinti naturali. Non riesco a vedere il significato di tutto questo in relazione al suo rendimento scolastico, dottor Zemp. Noi americani siamo progressisti e moderni. E noi pensiamo altrettanto importante preparare alunni ad accoppiamento reciprocamente soddisfacente. E a buona educazione figli, ecco cosa pensiamo. E che cosa consiglia? Io consiglierei che Dr. Cadler, che è psicologo ministeriale in comitato educativo, venga a visitare sua casa con suoi tre membri commissione psicologi e una volta in casa sua essi possono indagare a fondo in situazione familiare essi tutti e quattro.
in situazione familiare. Un di poter individuare fonte di repressione. Ma Lolita non viene affatto repressa, dottor Zemp. Devo dedurre allora che lei rifiuta a cooperare con Dr. Cadla e i suoi membri commissione? No, 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 io non rifiuto niente. Cosa? Cosa? La prego di capirmi, Ma cosa dice allora? Cosa io non dice? voglio, io mi rifiuto assolutamente di avere un quartetto di strani psicologi a ficcanasare in casa mia. Io temo che lei, Dr. Hambaz, non abbia altra scelta. Profumo? Lei dice... Senta, Dr. Umbazzo, io non desidero far presente faccenda ad autorità superiore. Se riesco ad evitare, lei mi capisce? Spero proprio di no. Zo, lei deve aiutarmi! Che devo fare? Non lo so, ma forse c'è qualche nuovo cammino da seguire. Qualche cosa del tutto nuovo. Nuovo cammino, qualcosa di nuovo. Non è d'accordo con me? Che cosa ne pensa? Qualche nuovo campo di assestamento che Lolita troverebbe, forse prendendo parte maggiore ad alcune attività extrascolastiche. Che cosa ne Io dico che io non mi sono mai opposto che Lolita prendesse parte alle attività... Extrascolastiche. Noi abbiamo interrogato Lolita su situazione familiare, ma lei non dice parola, lei rimane con labbra abbottonate. Quindi noi abbiamo interrogato sue amiche, ma loro dicono cose che io sinceramente non posso ripetere, dottor Hambaz. Ma una cosa è emersa molto chiaramente da tutto questo, che lei, dottor Hambaz, dovrebbe senza altro ritirare il suo veto a partecipazione Lolita a recita scolastica. È vero, forse ho avuto torto in questa occasione a prendere quell'atteggiamento. Molto generoso da parte sua ammetterlo. E visto che sta ammettendo, perché non mollare ancora di più, ya? Su appuntamento e ballo. Lei pensa che siano ugualmente importanti? Le dirò quello che penso io, Dr. Hambaz. Io penso che lei e io, cioè noi, dovremo fare tutto ciò in nostro potere per impedire al vecchio Dr. Cadla e al suo quartetto di psicologi di ficcare naso in situazione familiare. Ecco cosa penso. Non è d'accordo con me? Sciaaaa!